Io sono Rosanna Moretti e dal 1° settembre conduco l'Istituto di Istruzione Superiore Cialsulpiani di Ascoli Piceno, venendo però già da 12 anni di presidenza in altri settori. Quello che io sto attraverso le vostre parole scoprendo è che gli istituti agrari credo che siano i più complessi d'Italia. E in queste nostre scuole credo che il personale non sia assolutamente sufficiente, a tutti i livelli, tutto il personale ATA. E quello che è più curioso ma anche paradossale è che lo si lega al numero degli alunni quando, anche se scendono gli alunni, tutta la gestione ordinaria, quella rimane e non si sa come possiamo mandarle avanti queste scuole. Comunque, l'Istituto Ulpiani è del 1882, quindi antico e prestigioso, da quel che so è anche uno degli istituti più antichi enologici, quindi dovrebbe far parte della rete degli enologici, istituti enologici d'Italia. Ha un'azienda agraria di circa 60 ettari, vigneti, uliveti, cereali, legumi, poi è andata in reggenza fino a 5 anni fa questa scuola perché era da sola, cioè istituto agrario, tecnico agrario e professionale, una sola sezione e il resto sono appunto sezioni di tecnico agrario. È stata sottodimensionata fino a 5 anni fa, finché poi la provincia non ha appunto messo mano al piano di razionalizzazione e quindi è stata aggregata ad un alberghiero. Quindi abbiamo l'alberghiero e il tecnico e professionale agrario. C'è un convitto con 100 ragazzi, c'è la cantina di trasformazione dei vini all'interno, c'è un orto botanico antichissimo e anche prestigioso. È difficilissimo gestirle queste scuole, ripeto, penso che abbiamo problemi comuni, tutto il parco macchine, eccetera, è naturalmente vetusto. Storico. Vado, come ha detto la collega lì di Rieti, siamo diventati dei beggarmen, degli accattoni, perché andiamo veramente chiedendo dappertutto, cioè a tutti i livelli chiediamo, perché bisogna ricomprare il pullman e la macchina, il trattore e tutte le strumentazioni che naturalmente sono necessarie. E noi patiamo tantissimo ad Ascoli Piceno, chiaramente del sisma, e quindi che ci ha sconvolti e travolti, per cui anche i fabbricati che sono in azienda agraria sono danneggiati, solo uno dei 5-6 presenti ha un finanziamento che non si sa quando naturalmente sarà speso per la ristrutturazione, per cui stiamo patendo tantissimo. È centro di selezione della vite, siamo nella DOP Ascolana dell'Oliva Tenera Ascolana e anche sede di astroenologi. Anche la bachicoltura, perché passa per Ascoli tutto il percorso europeo sulla bachicoltura e tante altre cose, non vorrei togliere il tempo ai colleghi, però ecco, condivido ad eccezione di Donatella, mi fa piacere, ho sbagliato provincia marchigiana, devo stare a Pesaro, però insomma nell'Ascolano bisogna che presidiamo il nostro territorio, quello che vado dicendo a tutti. Insomma, gli industriali, associazioni, eccetera, e provincia, enti locali, dobbiamo presidiare e non fuggire. La città di Ascoli, storica, millenaria, sede dei Piceni, è comunque andata sotto, anche sottodimensionata, sottopopolazione anche rispetto alla costa, perché c'è stato proprio lo spostamento, no? Di tutte le popolazioni residenti nelle colline e zone pedemontane, si sono spostati tutti sulla costa, per cui Ascoli naturalmente si è spopolata. Vanno i licei, perché con la legge Moratti, ma ancora prima da Berlinguer, con la licealizzazione tutta l'istruzione tecnica è andata a carte 48, cioè c'è proprio stato questo crollo delle iscrizioni in tutti l'istruzione tecnica, tranne forse informatica del tecnico tecnologico. Bene.